Io ho pensato quest'opera per il nuovo Teatro Sanità, per Mario Gelardi e per i suoi ragazzi. Cioè, ho messo il punto al romanzo e ancora con bozze l'ho inviato a loro, al nuovo Teatro Sanità. E molte le ragioni in cui il quartiere, la sanità, si sono fatte delle stese, stese che hanno anche ucciso un ragazzino, Gennaro Cesarano, di fronte praticamente al teatro. E gli attori che vanno a lavorare su Paranza dei Bambini sono attori che conoscono benissimo queste storie, che hanno l'istinto del palco, cioè sanno benissimo che il percorso della loro vita è stato un percorso scenico. Per non mostrare debolezza devi mimare una forza, una tracotanza. E lo spazio del nuovo Teatro Sanità in quel quartiere è uno spazio dove prendi la misura del tuo corpo. Cioè loro, nel percorso, diciamo, formativo, questi ragazzi hanno iniziato a riconoscere tutta una serie di comportamenti che loro hanno, finti, come maschere. E lo hanno usato, questa finzione, questa capacità di mentire, non come imbroglio, come nella vita, non come strategia di guerra per fottere l'altro, per rubacchiare, per essere furbi, al contrario, si sono misurati con tutto questo e l'hanno reso arte. Quindi io volevo avere a che fare con loro, volevo che il regista, che poi era stato anche il regista della declinazione teatrale di Gomorra, il regista trattasse questa lava che è la storia delle paranze di ragazzini disposti a morire per ottenere quello che vogliono.